Ciao a tutte e a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Lucia e visto che siamo al 1° dicembre, questo vuol dire che siamo al momento del wrap up del mese di novembre. Questo mese ho letto, qui vedete, soltanto i tre fisici perché gli altri li ho letti in digitale. Ed è stato un mese sicuramente a doppia velocità, nel senso che la prima parte del mese, quindi i primi 15 giorni, sono stati un vero e proprio trip mentale con letture che mi hanno letteralmente stregata. La seconda parte invece è stata un po' più sottotono. Comunque sia, ci sono dei libri che meritano la loro attenzione, quindi io vi invito a rimanere fino alla fine per scoprire quali sono. Nel frattempo però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ad attivare la campanella così che possiate sempre essere aggiornati con i contenuti del canale. Vi ricordo inoltre che nell'info box troverete i link affiliati Amazon dei libri che citerò. Questo vuol dire che se voi acquisterete uno o più di questi libri, io riceverò una piccola percentuale sul vostro acquisto. Quindi direi di iniziare, senza por tempo in mezzo. Partiamo con le letture che mi hanno letteralmente conquistata nella prima metà di novembre, a partire da Lettera di una sconosciuta di Stefan Zweig, che sicuramente è il mio libro del mese di novembre. Infatti gli ho dato addirittura 5 stelle e sapete che io non le do facilmente. E adesso vi spiego anche Zweig perché. è Sicuramente uno scrittore che con la scrittura riesce a fare magie e soprattutto riesce a creare empatia attraverso lo studio psicologico dei suoi personaggi. Ed era una capacità che io avevo già intuito con la biografia di Maria Antonietta. La storia è praticamente basilare. C'è questa donna che all'indomani della morte del suo unico figlio decide di scrivere una lettera a questo famoso romanziere che si chiama R. Puntato, in cui piano piano ci svela il motivo per cui ha scritto proprio in questo giorno e ha scritto proprio al nostro scrittore, rivelando così un incontro tra due vite, mescolando però solitudine, amore e soprattutto destino. È un racconto che mi ha colpito in modo particolare proprio perché il legame che unisce i due protagonisti, quindi la donna sconosciuta e il nostro famoso romanziere R, è qualcosa che mi è rimasta talmente dentro e mi ha scavato talmente tanto da farmi Anche riflettere lettere. dopo aver chiuso l'ultima pagina di di questa Ed è per novella. questo che io la considero non solo la lettura migliore del mese, ma addirittura una delle migliori letture del 2024, di cui poi parleremo a tempo debito. Ho poi proseguito recuperando la penultima tappa dei mattoni americani di Ilenia Zodiaco con Luce d'Agosto di William Faulkner. E devo dire la verità, mi ha piacevolmente sorpreso. Non era il primo Faulkner che leggevo perché avevo già letto il famosissimo L'urlo e il furore, che a tratti mi aveva piaciuto, ma la cui scrittura mi ha veramente mi aveva mandato un po' in tilt. Infatti, era uno dei motivi per cui sono stata fino all'ultimo indecisa se leggerlo o meno. Infatti, io questo l'avrei dovuto leggere ad ottobre. Però poi ho avuto un paio di collaborazioni e quindi è slittato a novembre. Devo ammettere che Luce d'Agosto mi è piaciuto anche di più rispetto all'Urlo e il Furore. Quello che mi ha conquistato di più è stata sicuramente la capacità di Faulkner di andare a creare dei personaggi che riescono ad esprimere tutta la contraddizione e il dolore della loro esistenza umana. Mi riferisco in modo particolare all'antieroe Joe Christmas, che come vi avevo anticipato un pochetto nel Get Rid With Me, era in conflitto con se stesso perché non riusciva a capire il suo posto nel mondo, dal momento che poi l'ho scoperto in seguito. In realtà lui era una sorta di mezzo sangue perché era per metà bianco e per metà nero. E quindi nel tentativo di trovare il suo posto nel mondo, diciamo che in un certo senso si lascia andare ad un vortice di autodistruzione e di violenza. Quindi, come vedete, si tratta di un romanzo che ti costringe comunque ad andare a riflettere non soltanto su quanto comunque le azioni malvagie delle persone sono determinate dalla società, oppure se magari sono le persone che decidono di compiere determinate azioni. E soprattutto ti fa riflettere anche su questioni
della società del sud degli Stati Uniti, profondamente bigotte e anche ipocrite. Non gli ho dato 5 stelle semplicemente perché con la sua scrittura, che non è esattamente nelle mie corde, molto densa e piena di simbolismi, ritengo che sia un tipo di scrittura, appunto, che non rientra esattamente nelle mie corde e la trovo un po' difficile e macchinosa, che pretende il suo tempo e la sua attenzione. Ma sicuramente è un libro che mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio assolutamente se vi piace la letteratura impegnata. Un'altra lettura che mi ha piacevolmente sorpreso e devo dire inaspettatamente è il saggio storico Stampa e culture in Europa di Ludovica Braida. Si tratta di una lettura che io ho fatto per la sfida dello scaffale strabordante, in cui cerco di impegnarmi a smaltire quanto più possibile i libri della pila della vergogna. Si tratta appunto di un saggio storico in cui Ludovica Braida praticamente ci porta alla scoperta di quel processo. Culturale. Iniziato con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, che ha fatto sì che il libro, in quanto oggetto, diventasse da un prodotto di elite che potevano permettersi soltanto determinate persone, a un prodotto che poteva essere commercializzato un po' dappertutto. Devo dire la verità, questo non me l'aspettavo assolutamente, anzi pensavo che fosse un libro abbastanza pesante. È stata una vera e propria scoperta di una fonte inesauribile di informazioni che hanno permesso appunto a me di conoscere il processo di creazione del libro, come ad esempio grazie appunto alla stampa a caratteri mobili. Il libro, che inizialmente era stato osteggiato non solo tanto dagli intellettuali dell'epoca, in modo particolare dai copisti e dai signori delle signorie e dei principati, ma il fatto che comunque questo oggetto, il libro, possa aver avuto il frontespizio, che nasce proprio in questo periodo. Come alla fine del libro, ogni stamperia mettesse il proprio timbro, cosa che ritroviamo anche qui, ad esempio, sul finire del libro, quando vediamo stampato da, poi anche l'incipit, così come viene conosciuto oggi, è nato proprio durante questo periodo. Insomma, è stato un viaggio affascinante che mi ha permesso di andare a Come la scoprire storia della stampa e la lettura, grazie alla creazione dell'oggetto libro che potesse essere commercializzato e trasportato ovunque, abbia di fatto plasmato la cultura occidentale. E ora passiamo invece alla seconda metà di novembre e ai libri che purtroppo hanno un po' deluso le mie aspettative. Non si tratta ovviamente di libri brutti di per se stessi, quanto piuttosto del fatto che io avevo determinate aspettative che purtroppo sono rimasta un po' delusa perché le hanno tradite. Iniziamo dalla Valle dell'Eden di John Steinbeck, ultima tappa dei mattoni americani di Lenia Zodiaco. Io riponevo onestamente tantissime speranze in questo libro. E più o meno, come è successo con Fitzgerald, anche se soltanto in parte, sono state un po' deluse. Vi dico già che comunque non l'ho ancora finito, mi mancano le ultime 150 pagine, quindi non vi parlerò assolutamente del finale, quanto piuttosto delle mie esperienze fino a questo Allora, momento. il romanzo praticamente si concentra sull'eterna lotta tra il bene e il male. E lo fa attraverso una rivisitazione del mito di Caino e Abele che praticamente si dipana per tutto il romanzo. Però lo fa attraverso una lente un po' troppo americana che a me non è piaciuta moltissimo. Infatti, se in grandi capolavori come Furore e Uomini e Topi Steinbeck mi aveva conquistato per il suo universalismo, qui invece c'è un certo grado di americacentricità che a me ha dato profondamente fastidio. A questo poi si aggiunge anche il fatto che un personaggio che aveva un grandissimo potenziale, e sto parlando di Katie Ames barra Kate,
perché a un certo punto cambia nome, ma non vi voglio spoilerare il perché. Praticamente viene descritta in modo monodimensionale come demone per tutto il romanzo, almeno fino al momento in cui sto leggendo io, Quindi praticamente non ci viene mai spiegato né il motivo per cui si comporta così, né ci viene fatta un'analisi psicologica del E io personaggio. detesto i personaggi Comunque sia, monodimensionali. non voglio entrare proprio nei dettagli perché avevo intenzione di farci un altro video recensione a vetriolo come quello di L'amica geniale di Elena Ferrante, che ho visto ha avuto un grandissimo successo. Fatto sta che Da come Steinbeck Steinbeck mi aspettavo decisamente di infatti più. la La lettura mi ha lasciata abbastanza insoddisfatta. Fatemi sapere invece voi nei commenti se l'avete cosa ne pensate. pensate. Perché magari può essere che sono io a non aver capito benissimo alcuni L'altro passaggi. libro che, ed è anche l'ultimo, che tra l'altro ho finito di leggere ieri sera e che mi ha deluso abbastanza, è La vita quotidiana a Versailles nei secoli XVII e XVIII di Jacques Le Brun. Mi ero approcciata a questo libro fondamentalmente perché mi era stato presentato come un libro profondamente leggero e sbarazzino che andava ad analizzare quella che doveva essere la giornata quotidiana del re e dei cortigiani in questo periodo storico. Di fatto però non è stato così, nel senso che io mi aspettavo un libro appunto leggero e sbarazzino, e invece mi sono ritrovata con un testo profondamente descrittivo che praticamente ha rallentato di molto la mia Diciamo che lettura. Quello che mi ha un po' tanto delusa, perché comunque sia il tema di Versailles e tutto ciò che ruotava intorno alla figura del re, mi affascinava moltissimo. Infatti, quando una persona del forum di Lady Oscar, di cui io faccio parte, ne aveva parlato come di una lettura che, tra l'altro, aveva consigliato ai suoi studenti durante l'estate. Io dico solo: poveri studenti, un minuto di silenzio perché non so come abbiano fatto a leggere tutte queste 360 pagine. Dico così perché buona parte del libro è dedicata a Luigi XIV e a come ha costruito il suo sogno di avere una corte, quella di Versailles, in cui potesse tenere sotto controllo i nobili. Peccato che però quello che interessava fondamentalmente me, cioè la corte di Luigi XVI e soprattutto Maria Antonietta, gli vengono dedicate pochissimi capitoli. Perché praticamente metà è soltanto di Luigi XIV, l'altra metà se la deve Luigi XVI e Maria Antonietta se la devono spartire con Luigi XV e le sue amanti. Non è sicuramente un libro totalmente da buttare via, perché a tratti comunque è abbastanza simpatico, però non è quello che cercavo io, ecco. Quindi può essere che il mio problema sia proprio il fatto che mi sia approcciata in modo del tutto sbagliato. Quindi, se decidete di leggerlo, mi raccomando, non pensate che ci siano grandi gossip, non c'è una narrazione un po' alla Gossip Girl, ma più che altro viene descritto nei dettagli quella che è la corte con tutti i meccanismi di precedenze e di ruoli che vanno a essere svolti dai cortigiani. E tutto ciò che poi ruota intorno a Versailles, quindi anche cameriere, funzionari e Per questo motivo quant'altro. Io a questo libro ho dato soltanto 3 stelle. Quindi, come avete potuto vedere, il mio novembre è stato abbastanza altalenante perché se da una parte ho avuto il piacere di leggere letture incredibili come Luce d'Agosto e soprattutto Lettera di una sconosciuta, dall'altro comunque ci sono stati dei libri che non hanno rispettato quelli che erano le mie comunque sia, aspettative. Alla fine io sono contenta di averle lette e di aver scoperto comunque nuovi e libri, nuovi autori. fatemi sapere invece voi giù nei commenti cosa avete letto questo se Mese. avete dei libri che vi hanno conquistato oppure che vi hanno deluso, perché io sono sempre alla ricerca di nuove Io vi letture. ringrazio se siete arrivati fino a qui e soprattutto se il video vi è piaciuto mettete un like di supporto. Direi che per questo video è tutto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!